allenarsi da mettere in faccia. Ragazzi, purtroppo è successo. Speravo non arrivasse mai questo giorno, perché penso che ero in un punto veramente importante di un percorso e di tante cose che stavo mandando avanti e stavo facendo, e come avete potuto vedere in un secondo si è distrutto tanto di quello che ho portato avanti e che stavo portando avanti con tanta fatica e sudore. Sono stato appunto portato in ambulanza in ospedale perché mi sono fatto veramente tanto, 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 ma tanto male. Io stesso, sincero, non riesco a realizzare tutto quello che è appena successo, perché a ripensarci il dolore è ancora più grande del momento stesso. Non avevo mai passato e non mi era mai capitato una situazione del genere, e quindi non sapevo come affrontare il tutto. È stato veramente devastante. Faccio questo video perché devo giustamente tenervi conto della mia situazione e spiegarvi più che altro quello che è successo. Mi sento veramente giù, non so come dire, non riesco neanche a trovare le parole in questo momento, perché sono appunto giustamente appena rientrato dall'ospedale. Partiamo un po' da quello che è successo e dalla dinamica dei fatti che poi ha scaturito questo bruttissimo incidente che mi ha rotto, perché io ad oggi, al momento, sono rotto, e più avanti vi dirò anche per quanto, perché ad oggi temo anche quasi di non poter proseguire, perché è stato veramente devastante quello che è successo e quello che appunto è stato provocato è qualcosa di veramente grande. Penso sia uno dei momenti più difficili che abbia mai affrontato fino ad ora. Gioco all'MSP, appunto, per chi non mi conosce. I primi forse 2 anni non ho mai portato contenuti sull'MSP. Stava andando abbastanza bene. Negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno, ho fatto veramente tantissimi progressi. Avevo anche appena vinto il, appunto, Super Pallone d'Oro, il Pallone d'Oro per la seconda volta. Ero veramente sono in uno stato, in uno stato fantastico, straordinario, sia quello che poteva essere anche la mia carriera calcistica, per quanto nel mio piccolo, che anche a livello lavorativo, perché ad oggi questo è il mio lavoro principale e di questo vivo. Cosa è successo? Mercoledì 1 novembre, rientro appunto titolare, ero veramente carico ed ero prontissimo a dare una mano alla squadra per fare bene quella domenica. Che dire, le sensazioni erano sensazioni abbastanza contrastanti prima della partita, perché comunque sia il campo, ragazzi, è un sintetico, penso, di nuova generazione, molto molto particolare, perché è un sintetico, noi non lo sapevamo, dove a detta anche degli avversari, questo poi l'abbiamo scoperto poi dopo, si potevano utilizzare sia le scarpe A13 che le scarpe misti, quindi con i tacchetti in ferro. Molto molto strano come cosa, proprio perché di norma i sintetici si usano solo 13. Dettaglio che forse ci è sfuggito, forse no, perché la colpa non erano
i tacchetti, la colpa non era le scarpe, la colpa forse era il campo che dopo una pioggia in mattinata aveva reso tutto molto scivoloso. Lo sentivo che l'aderenza, soprattutto con i tacchetti, non era il massimo. Cosa succede? Inizia appunto la partita, come potete vedere, e passano neanche 10 minuti, anzi, primi minuti, primi istanti di partita, giochiamo, entriamo subito bene, entro subito bene in confidenza, gioco il mio primo pallone con un cambio campo, con un lancio sull'esterno per Zannoni e entro subito bene in gara. Preso in fiducia appunto con l'inizio della partita, al circa il 12° minuto, una palla alle spalle del terzino sinistro nostro, molto molto pericolosa. Devo dire che sia il terzino che l'esterno avversario erano in vantaggio su di me, ma siccome avevo promesso copertura al terzino prima dell'inizio della partita, io appunto feci una corsa dove riuscii a recuperare il distacco, quindi i metri tra la palla, il terzino e l'attaccante, il loro esterno, e mi misi davanti. Come mi misi davanti e recuperai palla, invece di appoggiarlo, diciamo, fuori dal campo, quindi mettere la palla in fallo laterale, mi sentivo abbastanza in confidenza per cercare di girarmi e rifar ripartire l'azione. Cosa succede? Succede che ero molto in moto, quindi ero tanto slanciato verso appunto il fondo del campo, recupero il pallone, sterzo, provo a girarmi, provo a frenare. Cosa succede? Succede che inizialmente appoggio l'esterno del piede destro, scivolo sul terreno con il piede destro, successivamente nel tentare di rimanere in piedi scivolo anche col piede sinistro, si piantano praticamente i tacchetti all'interno del terreno e col moto mio che era già verso, diciamo, proiettato in avanti, non riesco a fare forza, quindi a frenare la corsa, faccio perno con l'interno del piede, non avendo più l'appoggio sinistro, sento crack e cado a terra. È stato un momento, penso, dove inizialmente non avevo realizzato subito. Nel momento in cui io ho alzato la gamba e ho visto che avevo praticamente la tibia che era rimasta dritta e la caviglia che invece si era completamente girata. Ricordo di aver chiamato aiuto, soccorso, quanto prima possibile, perché ero sotto shock e nella mia testa non ci volevo credere, non volevo realizzare, cercavo di non realizzare. Più guardavo la gamba e più, diciamo, mi rendevo consapevole di ciò che era accaduto. Tant'è che arrivano i primi soccorsi, chiamano l'ambulanza e ricordo che c'era appunto Marco che mi teneva la caviglia, mi teneva la gamba in qualche modo e cercava di, diceva, non guardare, non guardare, non guardare, non guardare. Abbiamo chiamato i soccorsi, sta arrivando l'ambulanza e sono stati gli attimi e i momenti più lunghi, penso, di sempre. Perché nella mia testa cercavo di realizzare quello che era successo, non riuscivo a realizzare che mi ero fatto così male. Guardo la reazione dei miei compagni, guardo la reazione delle persone attorno a me e vedo che non è una reazione per niente felice. E lì mi accorsi di essermi fatto veramente male. Arriva l'ambulanza, dopo 15 minuti, penso, arrivano i soccorsi,
e mi fanno un paio di domande, mi tirano su, portano direttamente in, in ambulanza. Bravo! E parte l'ambulanza, arriviamo al primo pronto soccorso, ovvero il maggiore. Purtroppo diciamo che le operazioni non sono state velocissime, perché sono arrivato con l'ambulanza, ho dovuto aspettare circa, giustamente, prima di tutto di eseguire lastre, raggi e accertamenti prima che mi raddrizzassero tutto la gamba. Il dolore che ho provato non è stato, vi garantisco, non tanto sul momento, ma quanto gli attimi dopo, ovvero gli attimi in cui mi rimaneva solo che aspettare che mi rimettessero in sesto, ovvero dritto, la caviglia. Mi portano appunto in questa sala col dottore, mi addormentano, per fortuna, e mi rimettono dritto la gamba. E da lì aspetto circa 40 minuti e mi danno un primo esito. E finalmente mi sistemano la primissima lussazione. Ho aspettato poi circa 40 minuti. Al mio risveglio, dopo che giustamente mi avevano addormentato, che per me erano passati veramente 5 secondi, invece erano passati almeno un'oretta, mi avevano sistemato appunto questa primissima lussazione e messo un primissimo gesso. Sono uscito fuori appunto da questa prima sala e ho ritrovato appunto tutti i miei amici che mi erano venuti a trovare dopo che avevano appunto saputo questa terribile notizia. Questo mi ha dato tanto conforto, perché nel primissimo momento non riuscivo ancora a realizzare. Tremavo dalla paura, perché temevo appunto che ci fosse un stop o addirittura di non poter riprendere mai più. Esce il dottore e mi comunica che devo essere operato perché avevo riportato delle fratture multiple al malleolo, più altri seri danni che magari potevano essere stati provocati dalla lussazione. Quindi mi ricoverano la notte al maggiore, dicendomi che mi avrebbero operato in giornata, quindi nella giornata successiva. Il giorno dopo l'infortunio, adesso sono stato cambiato e in teoria oggi dovrebbero operarmi. Io passo la primissima notte lì al maggiore, questo dolore molto molto intenso alla caviglia e alla gamba. Ovviamente mi danno i farmaci adeguati per riuscire in qualche modo, anche se, ragazzi, giuro, non era assolutamente semplice superare la notte. E si fa giorno, mi fanno rimanere a digiuno perché molto probabilmente ci poteva essere la possibilità di poter essere operato, quindi di poter subire subito l'intervento al maggiore, all'ospedale. Nel pomeriggio arriva la dottoressa, che mi comunica: alla fine non sono riusciti ad operarmi perché la caviglia era troppo troppo gonfia, e mi dissero che la notizia positiva era che l'ortopedico Rizzoli poteva prendermi in carico e operarmi o in giornata nella giornata dopo, quindi diciamo nel breve, nell'immediato. Mi trasferiscono con un'altra ambulanza al Rizzoli. Alla fine sono stato trasferito al Rizzoli, all'ospedale Rizzoli, dal maggiore ieri, e quindi sono arrivato qua poi ieri pomeriggio. Arrivo lì, subisco un'altra visita. Ormai si era fatto venerdì, ragazzi. Mercoledì ero stato portato al maggiore dopo l'infortunio, e venerdì dovevo essere appunto operato alla caviglia, alla gamba, al Rizzoli. Passo appunto quest'altra notte, rimango a digiuno. Arriva venerdì, e ragazzi, come se
fino a quel momento le cose stessero andando nel migliore dei modi, non potevo che non subire un'altra batosta, ovvero un imprevisto con l'intervento prima di me, che ha fatto slittare a causa di orario il mio intervento e che quindi mi ha poi portato a passare altri 2 giorni in ospedale, perché era già weekend, quindi sabato, domenica, e sabato c'era una piccolissima percentuale che ci fosse un'equipe che operasse, ma non era sicura, e io lì avevo già capito. Non è stato semplice passare tutti quei giorni in ospedale. Per fortuna devo veramente ringraziare i miei amici che mi sono passati a trovare in questi giorni e che cercavano di distrarmi in qualche modo. Domani pubblico un video bellissimo di io che faccio la diretta in ambulanza. No, sì, fai vedere. Tu devi vedere la scena. Ma io, ma nessuno l'hai capito, io sono andato in spogliatoio. Aspetta, dopo che è successo, tutti scioccati. Dico, chiamo, che devo chiamare per venire. Se tu vedo un attimo, oh, siamo lì, dimmi che è una roba vecchia, perché è impossibile. No, non mi fa male un po' quasi, no. Arriviamo finalmente a lunedì della settimana dopo, dopo che mercoledì mi ero fatto male, ed era il giorno dell'intervento. Ragazzi, ci siamo. Mi stanno per trasferire in sala operatoria e è tutto pronto, finalmente, dopo giorni e giorni di calvario, ce l'abbiamo fatta. Mi portano in sala operatoria, mi spiegano prima in cosa consisteva l'operazione e fanno appunto giustamente l'anestesia locale dal bacino in giù, mi addormentano, mi operano. Cosa succede? Succede che, non so se era previsto o non previsto, mi sveglio un'ora prima della fine dell'intervento. Essendo un ragazzo abbastanza sensibile su certe cose, avrei preferito, vi dirò la verità, in maniera molto onesta, cioè non c'è di girarci intorno, risvegliarmi già sul letto dopo che era già stato fatto tutto. Invece no, mi sono svegliato e ho intravisto quello che stavano facendo. Non tanto perché vedevo davanti a me quello che succedeva, ma perché per fortuna o per sfortuna avevo sopra di me un pannello che rifletteva giustamente l'intervento. Non so se era voluto o non voluto, oppure i medici non lo sanno, però rifletteva leggermente, in maniera molto leggera, quello che stava accadendo. Mi sono subito preso male, poi anche la sensazione dell'anestesia è, ragazzi, una sensazione devastante, che io veramente non ero capace di muovere niente. E quindi niente, subisco questo oretta da sveglio, finisce l'intervento, mi riportano in camera e mi addormento. Mi addormento al mio risveglio circa, penso, 2-3 orette dopo. Ragazzi, è iniziato il calvario, è iniziato il momento forse più difficile, il momento più devastante fino ad ora, forse della mia vita. Vediamo un po' come stai domani, perché adesso quando ti passa anestesia... Si sente. Sentirai qualcosa. Passerai una notte un po'... Vabbè, chiedi antidolorifici, mi raccomando. Perché inizio a passare l'effetto dell'anestesia, inizio a sentire appunto la gamba sinistra per primo e piano piano inizio a sentire anche la mobilità dell'arto operato, della gamba destra, piede destro. Gli infermieri mi dissero come avessi iniziato a sentire leggermente dolore, che è giustamente normale dopo l'operazione, li avrei dovuti chiamare. Inizio leggermente piano piano a sentire dolore, chiamo gli infermieri, il tempo che gli infermieri arrivano e ragazzi era già dramma e penso non aver mai provato un dolore così grande e così lancinante. Avevo solo voglia di sotterrarmi perché è stato un dolore veramente atroce, ma atroce, atroce, atroce. Passa la prima notte in un modo o nell'altro, dopo che mi ero fatto riempire di antidolorifici, anche se non bastavano durante la notte, non riuscivo a chiudere occhio e penso di aver dormito forse un'oretta in quella notte, inizio a sentirmi leggermente meglio, anche se ero molto molto debole. Tant'è che, ragazzi, giustamente sono dimagrito di ben 8 kg.
Mi hanno poi dimesso 2 giorni dopo praticamente l'intervento. Oggi siamo a giovedì della settimana dopo appunto l'incidente. Sapere di non poter dare più quello che avrei potuto dare e avrei voluto continuare a dare fa star male. Anche se so che in un qualche modo mi supporterete sempre e che sarete sempre al mio fianco. Io ci tengo veramente, veramente tanto a ringraziare tutti quanti voi e a ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi hanno fatto sentire il sostegno, ai miei amici, colleghi, influencer e non, che in questi giorni mi avete riempito il cuore e mi avete fatto sentire come se non fosse successo nulla. Questo mentalmente ha fatto tutta la differenza del mondo. Mi hanno dimesso dall'ospedale, l'intervento alla fine è andato tutto bene. L'esito di quello che è successo... Avevi il perone che era completamente rotto, messo una placca. Quindi il medico, il dottore, mi ha praticamente ricostruito con delle placche, delle viti, come potete vedere a schermo, il malleolo, e mi ha rimesso in asse appunto la tibia, perché era uscito fuori asse, spaccando i tendini della caviglia. Il legamento che stava tra le due ossa, che sono la tibia e il perone, si vedeva anche dall'asta preparatoria, era completamente rotto. Quando ritornerò a giocare, tempi di recupero ad oggi, ragazzi, dicono non prima dei 6 mesi. Non prima dei 6 mesi, quindi sarà un bel periodo bello lungo, perché dovrò sia tener fronte a questa gamba ingessata, che dovrò tenere ingessata per 2 mesi. Dopodiché subirò un altro intervento per rimuovere un chiodo che mi permette di far stare, diciamo, congiunto l'osso della tibia alla caviglia, e quindi subirò un altro intervento molto molto lieve, mi ha detto il dottore. Per fortuna ringrazio il dottor Stefanelli, che mi ha detto appunto che subirò questo intervento piuttosto leggero rispetto a quello che ho già subito, ecco. Quindi meno male per me in questo senso. Ovviamente sono da togliere i punti che mi hanno fatto, non pochi punti, ovvero non poche graffette, perché ragazzi, come potete vedere, mi hanno letteralmente graffettato ogni dove e ovunque, quindi sono pressoché aperto. C'ho punti da una parte della caviglia, punti dall'altra della gamba, che vanno lungo appunto tutto la tibia. Purtroppo è così. Mi nascondo che saranno mesi e giorni difficili, perché da oggi in poi la mia vita completamente cambia e verrà stravolta, perché potrò girare solo in stampelle o addirittura in carrozzina, proprio perché non devo, o meglio, devo cercare assolutamente di sforzare il meno possibile la caviglia, ovvero la gamba. Che cosa sarà del canale, che cosa sarà dei progetti, di cosa sarà di tutto quello che fino adesso ho costruito? Ragazzi, andranno avanti lo stesso, sperando in un vostro maggiore supporto. Quindi d'ora in avanti, che farò giustamente magari fatica a partecipare in maniera attiva a quelle che saranno le mie serie, un vostro supporto per farmi capire appunto che nonostante ciò mi volete bene lo stesso, insomma. Sicuramente ci saranno dei rallentamenti dal punto di vista dei video, e magari potranno uscire meno video o video un po' particolari. Vi vado già a annunciare che devono uscire 2 video, se non 3, che io ho registrato, signori, prima dell'infortunio, che purtroppo non ho fatto in tempo a caricare questa settimana e la scorsa, perché a causa appunto questo infortunio sono rimasto 5 giorni in ospedale e non sono riuscito a caricare niente. Sono rimasto una settimana in ospedale e non sono riuscito a caricare niente. Quindi se vedrete un video in cui cammino e gioco, è perché sono video che risalgono prima dell'infortunio. Vi aggiornerò, e sicuramente durante soprattutto la serie principale, ovvero quella dell'MSP, andrò a mettere anche quello che sarà il mio recupero. Quindi il focus saranno le partite
appunto dell'MSP, con questo mio aggiornamento costante anche soprattutto sulle mie condizioni. Quindi in ogni episodio andrete a trovare gli aggiornamenti costanti su quelli che sono le mie condizioni e su quello che è la mia situazione, perché giustamente ci tengo a tenervi aggiornati. L'altra serie invece che avevo appena iniziato proprio nella settimana scorsa, che avevo il giorno della partita in cui avevo caricato il video, continuerà, quindi la mia serie d'allenatore continuerà, ci saranno i miei collaboratori, il prof della tecnica e David a supportarmi e continueranno questo progetto, e quindi sicuramente per qualche episodio potrei non esserci proprio perché è successo questo imprevisto, quindi potrei saltare qualche partita. Però vi terrò aggiornati e quanto prima possibile tornerò anche ad essere protagonista appunto all'interno di questa serie nuova che ho deciso di creare e di fare. Questo sarà un po' il piano, quindi di tenere le due serie principali del canale come punto di riferimento e poi andare a organizzare successivamente video challenge, ovviamente non con me protagonista ma con altri amici e tanti altri creator che si sono veramente in maniera molto gentile resi disponibili per continuare giustamente a darmi una mano nel creare sempre nuovi contenuti e contenuti. Ovviamente giustamente non sarò certamente l'unico in Italia che avrà subito e starà subendo quello che è successo a me, quindi un brutto e spiacevole infortunio, quindi sono veramente vicino e vi posso realmente capire e vi abbraccio veramente forte. Mi raccomando, cercate di stare il più possibile col sorriso e rimanete positivi. Vi sono veramente vicino e so che ci sono tantissimi ragazzi in Italia che hanno subito infortuni del mio tipo e che stanno tuttora lottando per seri infortuni. Che dire, sicuramente in questo percorso mi aiuteranno anche altre persone che sono stati qua tutto il tempo e che hanno ascoltato questo mio racconto e sono proprio qui e quindi li farei entrare. Questo quanto è bella la gente, sei visto che roba. Anche arriva dalla tua famiglia sempre, perché tu non sei e non sarai mai solo. Soprattutto nei momenti di difficoltà. Lo vedi lui, anche a Gabri. E come ne sei uscito, Brian? Diciamo che ne sono uscito avendo molta pazienza, calma, l'importante comunque è cercare di recuperare al meglio. E... cioè praticamente sei fottuto, Sam. Io vi auguro di trovare una persona che faccia sorridere come Giambrai. Bravo Giambrai, ve l'auguriamo tutti. Mi spezza. No, vi ringrazio. Vi ringrazio perché mi fate sentire che non sono solo. E questo è veramente importante per me in questo momento, in questa situazione. Tra l'altro, appunto, novembre, periodo di organizzazione di un evento molto importante, ragazzi, perché per la primissima volta su YouTube si è deciso di andare a fare un pallone d'oro molto molto particolare e spero nel vostro sostegno in questo evento che uscirà grande per la prima volta sul mio canale, che sarà il pallone d'oro degli scarsoni. Sarà un pallone d'oro veramente divertente, già dal nome potete già immaginare, pallone d'oro degli scarsoni, quindi sicuramente ce ne saranno delle belle, non potete che non immaginare cosa succederà. Niente ragazzi, concludo qua questo magnifico video, io vi ripeto, vi ringrazio veramente di cuore per tutto il sostegno. Voglio mostrare in questi momenti tutto quello che mi avete continuato a scrivere, mi avete scritto. Allora ragazzi, mi hanno scritto influencer, calciatori in attività, pornostar, personaggi pubblici veramente di ogni, che hanno visto appunto che mi sono fatto male tramite appunto i video che sono usciti su TikTok, su Instagram, ovunque ormai, e mi hanno fatto sentire, mi avete fatto sentire tutto il vostro calore, quindi io vi ringrazio ancora e vorrei fare un applauso a tutti quelli che mi hanno scritto. Che dire, inizierà un nuovo percorso, più difficile di prima, sarà dura, cercherò di rinnovarmi e cambieranno tantissime cose. Continuate a supportarmi e vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, spiegazioni appunto di quello che è successo, un momento terribile che deve essere archiviato in maniera più veloce possibile per
cercare di guardare avanti e di guardare quello di bello che può venire. Perché quello che mi ha insegnato questo infortunio è che non esiste sconfitta nel cuore di chi ci crede e di chi lotta. Perché la gente come noi non molla mai! La gente come noi non molla mai! E con questa frase di Gilbert Nana, Jean-Marc Ezrongo, capo degli Ezronghi, vi saluto in maniera esilerante. Però ti scordi una cosa sul canale. Per guarire al meglio, con il pollo devi mangiarlo tutti i giorni. Chiaro. Se no la guarigione non sarà al 100%, capito? Chiaro. Quindi bisogna mangiare anche il riso col pollo. E chissà, inventare nuovi progetti in arrivo. Non lo so, potrebbero esserci le nuove canzoni, nuove cose. Live su YouTube, interessanti. Quindi rimanete connessi e aggiornati. Detto questo, grazie a tutti per avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, salve a tutti. Ciao ragazzi.